Bene, ho promesso di fare un video su VR, anzi. E l'ho promesso in quanto Mozilla Hubs non è più disponibile e questo sistema è la cosa più vicina a Mozilla Hubs che avevo già visto, perché da diversi anni che c'è, aveva più o meno le funzionalità di Mozilla Hubs, però da un lato era un po' più stabile, aveva qualche caratteristica in più. E dall'altro però era un po' meno open source, quindi per questo che non l'abbiamo visto molto. Adesso che non c'è più praticamente Mozilla Hubs, se non in modo abbastanza complesso e complicato, proviamo a vedere invece come usare FrameVR. Allora, FrameVR, lo cerchiamo FrameVR, arrivano un po' di cose. Vedete che è strutturato per fare anche applicazioni didattiche. Comunque, entriamo direttamente. Beh, a parte che c'è proprio tutta una sua introduzione che vi risparmio. Comunque, entriamo nel frame, cioè entriamo nel frame, viene fuori questa immagine qua e ci propone automaticamente una demo di un campus. Quindi non esiste un frame con questo nome, demo campus, lo creiamo, facciamo create now, facciamo un create frame, oppure vabbè, facciamo create frame, vediamo. Tenete conto che potevamo creare soltanto 3 frames nel trial. Quindi adesso noi facciamo un nuovo frame, chiamiamolo video. Facciamo create frame. Ok. Video sala. Ok. Create frame. Cerchiamo, quindi probabilmente deve essere univoco. Ok, ha creato. E nella versione free abbiamo 8 spazi, 8 persone che possono entrare, comunque già parecchio. E come vedete, già entrando, entra con un avatar. L'avatar si può configurare andando sui settings e poi facendo avatar settings. Adesso ve lo risparmio. Ma a Avatar Settings c'è la possibilità di usare gli avatar di Ready Player Me. E infatti adesso stiamo usando quello. Ok, per il momento facciamo cancel, quindi siamo qua. Dunque, quando siamo insieme ad altri, e quindi questo avete visto, siamo entrati proprio direttamente con pochi clic, abbiamo solo dato il nome e poco più, ci muoviamo come siamo abituati con il mouse, quindi clicchiamo per terra e ruotiamo. E poi con la W al solito ci spostiamo, quindi andiamo nei vari posti. Ora qui tra l'altro c'è, come vedete, c'è una cosa abbastanza carina, cioè che l'ambiente è spoglio perché lo potete personalizzare voi. Tanto qui ci si può anche sedere, quindi tra l'altro c'è sit. Quindi se facciamo sit ci sediamo e ci sediamo praticamente sul tavolo. Quindi già la seduta non è una cosa così scontata. Se non vogliamo più sederci, clicchiamo di nuovo lì, ci alziamo in piedi, ci muoviamo e proviamo a caricare un po' di contenuto in questo frame nostro, l'abbiamo creato nostro. E quindi possiamo farci quello che vogliamo. E io non so, adesso poi vediamo poi. Tutti i permessi sono un po' complicati. Come vedete che c'è un più e un bidone delle immondizie per buttare via. Quindi la prima cosa che facciamo più perché vogliamo introdurre delle cose. Quindi le cose che vogliamo introdurre, la cosa più semplice è l'immagine. Allora, facendo immagine possiamo scaricare un'immagine dal nostro computer oppure possiamo prendere dalla camera. Oppure fare una ricerca su Google, quindi cerchiamo Goofy per esempio, e quindi possiamo mettere delle figure che vogliamo. Per esempio, proviamo a prendere questa, potrebbe. No, aspetta, trasparente. Vabbè, perché l'ideale sarebbe prendere trasparente, no? Selezioniamo l'immagine, facciamo l'upload. E come vedete, l'immagine era trasparente, ci viene messa esattamente nel posto più adeguato con uno sforzo minimo. Anche in Spatial c'è una funzione che velocizza, però diciamo che
Diciamo che qui diciamo, è molto semplice. Possiamo aggiungere altri tipi di cose. Quindi, ad esempio, possiamo aggiungere un video. Anche qua praticamente possiamo prendere un video e metterlo lì dentro, per esempio cercarlo. Se no, possiamo mettere una foto a 360 gradi, un video a 360 gradi o dell'audio. Sull'audio, per esempio, una cosa abbastanza semplice, per esempio qui gli dico di fare classic guitar, faccio vedere soltanto l'audio, quindi lo scarica e lo butta su. Ok, cosa vuol dire aver fatto questa cosa qua? Vuol dire che adesso abbiamo anche un oggetto che fa il suono, quindi facendo play praticamente si sente il suono della chitarra, che non so se si sentirà nella registrazione, comunque fa questo effetto. Il tutto fatto con pochi clic, tutto sommato. Sempre andando in questa direzione possiamo mettere altre cose che vogliamo provare. Ad esempio, proviamo a mettere una. Ecco, questa cosa qua è interessante, vogliamo mettere un testo, quindi no, text lab sono cose di questo tipo. Tra l'altro il cosino ci permette di cancellare. Se mettiamo un text label, comunque facciamo text label, ci viene fuori questa. Per modificare il contenuto basta premere sulla matitina, premere sull'oggetto che vogliamo modificare e qua ci possiamo mettere le cose che vogliamo scrivere. Quindi per confermare basta fare tab e vedete che c'è scritto pacchio. Quindi per il label è abbastanza semplice. Questo è Pluto. Vediamo se lo prende. No, vedete, mette tutto unito, non rispetta le cose. Però potete controllare il colore, metterlo trasparente. Il colore adesso scrive in bianco su nero, possiamo scegliere un altro colore. Quindi vogliamo ad esempio blu, vedete quanto sempre che non ha preso. Ah, perché dobbiamo fare così, quindi viene blu. Possiamo scegliere il back color, quindi possiamo scegliere un bel po' di cose. E una cosa che vedremo poi oltre è renderli un pochino interattivi. Tra parentesi, ho scoperto che si può fare tutto molto interattivo, c'è anche un linguaggio di scripting, una specie di JavaScript. Abbandoniamo un attimo il testo così, vediamo invece il testo multiriga. Il testo multiriga viene fatto, quindi textare, viene fatto praticamente sempre in edit, andiamo, e qui possiamo dire che cosa scrivere e mettergli anche un titolo, ad esempio qui mettiamo un header text, mettiamo titolo, vedete che l'ha messa, e qui c'è la cosa che vogliamo scrivere, quindi ad esempio framework possibilità, ha sempre effetto quando clicchiamo da qualche altra parte, vedete, però prende. Adesso metto un attimo la tastiera italiana perché voglio verificare con voi se prende anche le vocali accentate. Quindi prendiamo così, sembra di sì, e quindi facciamo così e vedete che c'è anche le accentate, che è importante, no? Per fare delle cose un po' interessanti. L'altra cosa che si può fare è aggiungere praticamente delle immagini, nel textare è possibile upload header image, cioè quindi ricompare un'immagine in cima, molto interessante, modificare anche il font tra l'altro. E una cosa che adesso non vediamo perché non è proprio, no? Comunque magari vediamo, ad esempio questo qui è happy root, è possibile metterci un collegamento, un link che restituisce comunque un messaggio. Possiamo anche cambiare comunque con questi
Con queste cose possiamo ruotare, stesse cose, no? Quindi quando siamo inedite possiamo ruotare, spostare in su, in giù, insomma fare quello che ci viene più comodo. Tra l'altro la rotazione e tutto il resto è scritto qua. Quindi qua praticamente si può spostare a pezzettini, immaginate che sia abbastanza dritto. Questo se non ci interessa tanto la locazione l'ha fatta da solo, e quindi questa cosa qua è meglio di Mozilla Hubs, anche se avevano aggiunto qualcosina anche lì. Altre cose, dunque, qui cancelliamo questo oggetto di nuovo. Ok, va via. Ci sono quali altre possibilità? Abbiamo visto anche il 3D text. 3D text, anche questo ha lo stesso comportamento, e possiamo mettergli un testo a piacere. Quindi anche qua stessa cosa, dobbiamo cliccare da qualche altra parte per farlo vedere. Ok, queste scritte, pensavo di poter cambiare i colori, ma i colori sembra di no, però si può cambiare la profondità, quindi si può fare più o meno 2, 3, 5. Sì, ah, forse bisogna. Sì, la profondità quindi diventa variabile piacere, e inoltre si può, quindi mettiamo 3, ok, clicchiamo qua, quindi vedete 3, viene profondità fatta tutta stramba. Se non lo vogliamo più possiamo sempre fare delete asset e rifarlo, in modo tale che venga sulla parete come non ci piace. Vi ho visto altre cosette, ci sono le emoji che sono interessanti. Allora, c'è l'emoji che questa la chiama, vedete che compaiono e anche gli altri vedono questi oggettini, col nome della persona che sta facendo la lezione, no? Però la cosa interessante sono gli emotes, che sono alzare la manina, magari vediamo un po' come appare di fronte, vediamo come il fare ciao ciao, insomma, attirare attenzione, come applaudire se piace, questo non è proprio bellissimo, fare una danza, niente, una cosa che piace a qualcuno piace. E sedersi, quella che abbiamo visto prima, serve per sedersi. Quindi capite che fare una mostra nei modi virtuali, fatti in questo modo, come con Spatial, è un pochino più semplice. E non dovrebbe avere neanche i problemi, i vincoli. Infatti, se vediamo, se cerchiamo praticamente frame VR limitation on age for accessing it, cerchiamo in inglese, e quindi non dice niente di particolare, quindi non ci sono vincoli particolari. Quindi, come primo video, già è troppo lungo, vi ho fatto vedere alcune piccole meraviglie di Frame VR, e quindi direi che per adesso bene così.